abbiamo pensato e immaginato di organizzare una iniziativa in collaborazione tra Italia dei Valori, il Partito Nazionale, ben qui rappresentato dalla dottoressa Rizzitelli, e da Italia dei Valori Sicilia, per dire che questo partito ormai vuole parlare di temi importanti che riguardano anche lo sport. E voglio ringraziare qui per essere qui presenti questo pomeriggio Patrizia Bugnano, mia collega, la senatrice Bugnano, con cui condivido giornalmente attività politica in Parlamento. Di questo ti ringrazio per essere qui, per dare il tuo contributo, che è un contributo non soltanto da parlamentare dell'Italia dei Valori, ma da chi conosce bene questa materia dello sport. Un grazie a Marco Salerno. Ma il dottor Salerno rappresenta qui il Dipartimento Regionale Turismo e dello Sport della Regione Siciliana, e quando l'ho chiamato per invitarla mi ha subito detto: ci sarò, perché è bene che crescano iniziative come queste per parlare di sport e per confrontarsi su un tema così importante, così vasto, che certamente merita attenzione. Un grazie a Massimo Costa, Presidente del CONI, perché il Presidente del CONI rappresenta tutti ed è venuto anche lui con grande, e di questo ti ringraziamo per essere qui. Lo sport è una materia così importante, lo sport è, come dire, espressione di valori positivi. Noi lo consideriamo come espressione di valori positivi dell'agire di tutti i giorni. È benessere, è, come dire, competizione, è agonismo. Lo sport lo dovremmo vivere tutti i giorni, lo dovremmo vivere come uno strumento di crescita sociale. Noi riteniamo che questo debba essere anche lo sport. E oltre ad essere strumento di crescita sociale, dovrebbe, e noi consideriamo questo, essere contenitore di valori etici e morali. Noi riteniamo che questo debba essere uno dei principi fondamentali su cui puntare il nostro impegno. E lo facciamo tutti i giorni in Parlamento, cercando di portare avanti proposte legislative importanti, ne parlerà Patrizia Bugnano, che insieme a lei prima firmataria e io cofirmataria, un disegno di legge molto importante, ma ne parlerà lei. Di fronte a una scarsa attenzione, possiamo dirlo, da parte del governo nazionale, e lo abbiamo visto con riferimento a tutti i provvedimenti, pochi provvedimenti che il governo nazionale ha portato avanti, voglio soltanto fare qualche riferimento. Noi siamo stati tra i firmatari della legge sui stadi e lo abbiamo fatto ponendo alcune condizioni. Abbiamo detto: sì, firmiamo tutti insieme la legge sugli stadi, ma contestualmente deve partire la legge che riguarda lo sport dilettantistico, perché per noi era assolutamente paritaria e prioritaria. Di fronte alla nostra richiesta, che abbiamo firmato tutte e due le proposte, di fronte alla nostra richiesta c'era stata data assicurazione da parte del sottosegretario Crimi, assicurazione che come al solito è mancata ormai da un anno e che manca, nel senso che non c'è stato nessun rispetto agli impegni che si erano presi. Di fronte a questo, proprio la settimana scorsa per dire l'ultima, abbiamo chiesto, ho chiesto in commissione che venga a riferire il sottosegretario. Oggi lo faccio pubblicamente durante questa nostra iniziativa, perché non è più consentito, non si può più immaginare che quella legge, che per noi è una legge importante, che guarda al futuro delle società dilettantistiche, debba stare ferma perché alla Camera non riescono a trovare una soluzione d'intesa sulle leggi sugli stadi. E oggi abbiamo proprio la segretaria della nostra commissione, ha chiesto con grande forza al sottosegretario Crimi di venire in commissione a riferire. La risposta del sottosegretario è stata: ma forse potremmo incontrarci con il capigruppo, come quattro amici al bar, vedere se riusciamo a trovare una soluzione per magari fare partire la legge sullo sport dilettantistico, e poi magari vengo in commissione, come se il Parlamento fosse l'ultimo spazio da frequentare per un rappresentante del governo. Abbiamo detto con grande chiarezza che noi non intendiamo
assolutamente incontrarci con il sottosegretario Crimi fuori dai lavori della Commissione. Venga in Parlamento, abbia rispetto per il Parlamento e lì ci confronteremo su quello che dobbiamo fare. Noi siamo disponibili, non siamo più disponibili però a farci prendere in giro dal sottosegretario Crimi. Lo abbiamo fatto, oggi lo farò con un'agenzia sulla stampa, perché è arrivato il tempo di fare delle scelte chiare. E noi con riferimento a questa posizione vogliamo fare scelte chiare, a costo anche di ritirare la firma sulla legge che riguarda la legge sugli stati, perché quando si prendono impegni bisogna mantenere. La verità vera è che siamo in presenza di un governo nazionale assolutamente assente, inadeguato a svolgere questo ruolo, perché quando sei chiamato a svolgere un ruolo così importante come quello di fare il sottosegretario dello sport, una qualche nozione di sport la dovresti avere, dovresti capire di che cosa stai parlando. E se dici che metti delle risorse per fare la legge sullo sport dilettantistico, il giorno dopo li devi venire a portare, non puoi dire che Tremonti non te le dà. Questa è una politica che noi non condividiamo, è una politica che noi ogni giorno facciamo una opposizione durissima in Parlamento. Io non voglio aggiungere altro, perché oggi ci abbiamo tantissimi interventi, perché voglio soltanto ringraziarvi per aver creato un'occasione di incontro. È la prima che stiamo costruendo. Questo Dipartimento dello Sport sta crescendo in tutte le province siciliane. Bisogna fare molto, perché è materia difficile, è materia che bisogna conoscere, è materia che però noi vogliamo affrontare ed aprire un tavolo con tutti coloro che vogliono stare in questo tavolo per confrontarci su temi così importanti, per cercare anche noi dell'Italia dei Valori di dare un contributo per promuovere sport e per far crescere una cultura dello sport che per noi è indispensabile all'interno di una società vera.